Buongiorno a tutti e benvenuti a Zurigo. Oggi è un'altra giornata libera, è già la terza giornata libera che faccio. Vi faccio vedere questa splendida città che si trova nel nord della Svizzera, quasi al confine con la parte tedesca. Nei scorsi 2 giorni, due persone mi hanno scritto cosa mi portavo come parte, diciamo, intima, deodoranti, queste cose. L'avevo spiegato in un video. Se andate a vedere i video prima del viaggio, io spiego tutto quello che mi porta, i vestiti, la parte mia, la parte della Vespa, tutte le cose. Adesso lo faccio vedere velocemente perché me l'avete chiesto. Però, se andate a vedere il video, c'è tutto. Un profumo piccolo, crema, bagnoschiuma minuscolo, tutto minuscolo. Due deodoranti piccoli, lametta, dentifricio, spazzolino, tagliacapelli. Tutto questo è quello che vi porto e mi serve. Poi, visto che mi ospitano tantissime persone, io alla fine queste cose, alcune cose nemmeno le uso tanto. Bagnoschiuma non lo uso perché le persone nella doccia mi dicono usa tutto quello che c'è. Però se qualcosa va male, magari io ce l'ho. Vado subito alle 9 da mio cugino che mi aspetta, che abita a 6 km da qui. E proseguiamo il giro per Zurigo. Sono arrivati dei parenti, sono arrivato prestissimo e stiamo facendo una colazione che è quasi un pranzo. E oggi vi facciamo vedere una cosa molto tipica, che Le raclette. è... Ah, le raclette. Quindi vi facciamo vedere una cosa che si usa per colazione o No, per... no, no, per, normalmente no, però noi lo usiamo per Ok, lo colazione. facciamo adesso perché sono ancora le 10, però lo prepariamo adesso. Vi facciamo vedere una cosa tipica. Intanto abbiamo fatto una bella colazione. Prosciutto, formaggio. E questa è una colazione tipica svizzera, Svizzera, oppure... brunch. Brunch si chiama, ok, brunch. E si usa queste cose così, Questa cosa, formaggio, giusto, salumi. giusto, giusto. Formaggio svizzero. Sì, formaggio svizzero. Faccio Noi in Italia vedere. facile, facile, yogurt e cornetto e basta. Vorrei di formaggio Sì. svizzero. Ah, guarda, 4 tipi di formaggi. Emmentaler, Gruyère, Gisolo. Emmental, Sempolini E e questa anche Tilsiter. questa che qua. E questa è la Fleischkäse. Ok, pure una cosa tipica di qua. Tipica svizzera, sì. Questa Ah, è cosa, meglio. le raclette, si mette il formaggio qui dentro. Ora ve lo faccio vedere un po' artigianalmente, prendo con mano e tutto. Si mette qui sotto, giusto? Qui sotto. E qui sopra invece si mette la carne, no? Sì, la Sopra carne. si mette la Aspetta che faccio carne, che vedere. adesso vi facciamo vedere. I wurstel, posso provarlo uno per farlo vedere? Mettiamo così, e questo si cucina pian piano. Tu poi puoi condirlo come vuoi, no? Puoi condire come vuoi, con rovescio e mais, cetrioli, carne. Mi hai preso questo? Siccome è una cosa improvvisata, ai parenti li ho fatto un po' preparare tutto alle 10 di mattina. Ci mancano come cose tipiche le patate, che però vanno fatte un po' prima, devono essere Questo qua era per fatte. stasera. Sì, questa era. Dovevano prepararmi ma stasera, ma la sera io sono occupato a montare il video e facciamo a pranzo. 10 di mattina. Guardate quando c'è. Grazie mille, grazie. Loro sono miei parenti, vengono sempre a calopezzare tutte le estate. Le nostre nonne, mia nonna e sua nonna erano sorelle. Quindi siamo un po' parenti da parenti. Sono diverse salsicciotte, le provate tutte Sì. però, eh? Adesso tu puoi fare Sono così, quelle piccanti. metti, però sono piccanti. Noi normale si mette le cose, mettono le patate bollite e si mette sopra il formaggio. Ciao. Però questo si può mettere anche come tosto. Sì. Dovevo rimanere un'ora o due, sono rimasto 6 ore qui a mangiare e a bere. Mi sono rilassato e ringrazio ancora i miei parenti che li vedrò a calopezzati fra 2 mesi più o meno. Poi mi sdebiterò. Grazie mille! Ciao ciao. Ho preso anche la bandiera della Svizzera. Ho deciso che voglio attaccare tutte le bandiere del viaggio qui. Domani ne comprerò una in Germania, che entrerò a Monaco. Questa è la prima, la Svizzera. Suo figlio me l'ha tra l'altro regalata. Mi hanno raggiunto qui proprio nel pianissimo centro di Zurigo. Qui c'è la stazione. Gaetano, giusto? Sono Gaetano, sì.
con la moglie? Veronica. Con Veronica. E adesso mi portano a fare un bel giretto per Zurigo. Cosa dicevi? Sei unico. Mi dice che la moglie aspetta i miei video ogni sera, altrimenti non vado a dormire. Non guarda più Sarà in amore. Non guarda più Beautiful. Lui è origini calabrese e origini campane, qui in questa stupenda città che è Zurigo. Il tempo fino adesso è stato pessimo stamattina, ma si è aggiustato giusto in tempo per farci un bel giro. È sempre nuvoloso, ma... Andre, io spero che in futuro a Ponte 3, a Ponte Vera, faranno una statua di a statua tua da un momento, sì. A Ponte 3. Abbiamo fatto un piccolo giro, ma è iniziato a piovere forte, ho tolto la telecamera. Questo è il lago di Zurigo. Sto tempo mi sta facendo un po' arrabbiare. Mi stanno portando in giro per Zurigo. Molto più facile girare così con l'aiuto. E sempre a Zurigo c'è questa Federation International de Football Association. La FIFA si trova a Zurigo. In Svizzera ci sono un sacco di federazioni importantissime. C'è il CIO, c'è l'ONU, c'è l'UNICEF, c'è la FIFA. Importantissime. Qui c'è la storia del calcio mondiale. Altra sosta, qui è venuto giù un diluvio. C'è raggiunto Andreas e... Franco. Sono sempre Vespista di Papa del Vespa Club Salerno, abitano qui in Svizzera e qui adesso mi portano a mangiare una pasticceria italiana qui in zona. La giornata di tranquillità deve essere molto corta e sta allungando, incontrando un sacco di belle persone. Viva Andrea, viva la Vespa! Ciao Andrea! Andiamo subito a questa pasticceria. La giornata finisce qui, sono le 7, il video uscirà tardi. Mi ha fatto piacere trovarli, intanto per impegni lavorativi per forza alle 6 devo incontrarli, però è stato un gran piacere, noi ci vedremo presto, mi hanno invitato di nuovo a stare con te. Quindi per un saluto agli amici, tutti e quattro. Ci vediamo domani nel prossimo video. Ciao. Una statua. Ricordiamo la statua.